Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Battle Chef Brigade. La cucina è diventata mainstream, ci sono un sacco di show di cucina, programmi televisivi sulla cucina, anime sulla cucina. E proprio gli anime sulla cucina, e in particolare mi viene in mente Shokugeki no Soma, si rifà questo Battle Chef Brigade. È la storia di Mina, che è una ragazza di campagna che lavora nel ristorante dei genitori e li aiuta in cucina. Ma il suo sogno è quello di far parte proprio della Battle Chef Brigade, e quindi all'inizio del gioco parte, va verso la capitale e va a fare la prova per diventare un Battle Chef. Cosa vuol dire un Battle Chef? La storia del mondo è semplice, anche in questo caso i mostri stavano imperversando. Ad un certo punto il re o l'imperatore e il suo capocuoco hanno inventato questa cosa che sono le ricette fatte con la carne di mostro, che ha reso i mostri molto popolari da cacciare, ha risolto il problema dell'invasione di mostri e ha sviluppato la cucina nel regno. Allora Mina a questo punto dovrà andare in giro a fare delle battaglie di cucina con degli altri cuochi, che saranno composte da due parti. Nella prima parte noi dovremo andare a raccogliere gli ingredienti. Gli ingredienti si raccolgono con un bitmap a scorrimento orizzontale, quindi entreremo in delle zone naturali, andremo a cacciare degli animali e a raccogliere la loro carne. Potremmo raccogliere la loro carne come ammazziamo l'animale, come abbattiamo l'animale o la creatura o la pianta, quello che è, oppure potremmo lasciare che l'ambientazione modifichi la carne. Vi faccio l'esempio più banale: se noi nei primi livelli, se noi abbattiamo una creatura e il suo drop rimane lì per qualche secondo, allora gli uccelletti, che sono altri animali, possiamo anche uccidere quelli, la raccoglieranno, la sposteranno in un altro punto, se ne nutriranno e lasceranno un uovo che è un ingrediente differente. Una volta raccolta la carne, la riporteremo a quella che è la nostra stazione di cucina. La stazione di cucina diventerà un altro gioco, un'altra sezione della battaglia, che si svolgerà come un puzzle game del tipo Match 3, ovvero quelli in cui per fare qualcosa dobbiamo allineare tre gemmette dello stesso colore. Questo perché gli ingredienti saranno composti da differenti elementi, in terra, fuoco e acqua, più altri, ci sono le ossa, ci sono altre cose che possiamo trovarci nel nostro schemino da Match 3. E una volta combinati a gruppi di tre o a gruppi di due, se abbiamo le padelle speciali, cioè c'è tutta una serie di varianti che ora non vi sto a raccontare, una volta combinati si combineranno in altre gemme, in altre pallette nello specifico, che alzeranno il valore del nostro piatto. Finito tutto questo dovremo prendere il piatto e darlo al giudice. Tutto questo percorso andrà fatto entro un certo tempo, che ci verrà detto all'inizio del match, utilizzando un certo ingrediente che ci viene detto all'inizio del match e dando la priorità all'interno della ricetta a ingredienti di un certo elemento, sempre che ci viene detto all'inizio del match. Il nostro avversario farà la stessa cosa, il giudice confronterà i due piatti, darà un punteggio ad entrambi: se abbiamo vinto abbiamo vinto, se abbiamo perso abbiamo perso. A tutto questo, la storia di Mina all'interno della capitale si aggiunge il fatto che possiamo andare a guadagnare del denaro facendo dei lavoretti. I lavoretti sono dei mini giochi separati da tutto questo: uno in cui dobbiamo risolvere dei puzzle con le gemme, uno in cui dobbiamo andare a cacciare delle bestie nella parte di scorrimento, di picchiatura scorrimento, il terzo nel quale dobbiamo andare a fare delle combinazioni che ci vengono proposte rapidamente in breve tempo per guadagnare più. Questa roba qui ci darà dei soldi, i soldi potranno essere spesi al negozio per comprare dei potenziamenti, dei power up che potremo utilizzare poi in tutte le sezioni. Tutto questo viene presentato con una forte componente narrativa di storia e di interazione con i PNG, che avranno un sacco di cose da dirci, avranno una personalità loro ben distinta e verrà presentato come ci potrebbe venire presentato un anime o un cartone animato di ultima generazione. Mi ha ricordato moltissimo come estetica Korra.
proprio come viene presentato un po' questo aspetto e questo approccio. Ovviamente non ha quel tipo di disegno, non ha quella qualità di animazione, perché non è un cartone animato, non è un anime, ma comunque quello è lo stile con il quale ci viene presentata tutta la storia, e anche un po' quello è lo stile con cui vengono presentati i personaggi e caratterizzati i personaggi. Le cose che colpiscono di più di questo Battle Chef Brigade sono innanzitutto la sua presentazione, perché in effetti il suo tentativo di presentare il gioco come fosse una serie animata, come fosse un anime, come fosse qualcosa di simile, è assolutamente riuscito. I dialoghi sono ben scritti, i personaggi sono interessanti, l'estetica è piacevole, compresi gli sfondi fatti a mano, più rozzi degli sprite frontali, però comunque di ottimo gusto e con una bellissima estetica. Tutto ci viene presentato con i ritmi e le esagerazioni dell'anime in maniera competente, si vede che conoscono quello di cui parlano. L'altra cosa che colpisce molto è che le meccaniche che ci sono all'interno di questo Battle Chef Brigade sono molto più profonde di quello che uno potrebbe pensare in un mix di meccaniche così diverse. La parte di beat'em up a scorrimento è sicuramente più profonda di quello che mi aspettavo, comprensiva di combo, incantesimi, possibilità di lanciare i nemici in aria e colpirli in aria, creature molto grosse che offriranno una sfida maggiore per essere cacciate, creature più piccole che invece offriranno una sfida minore, eccetera eccetera. Sicuramente anche la parte di match 3 ha una profondità maggiore di quella che normalmente ci troviamo a vedere. Non è l'ennesima variante di Tetris, tanto per capirci, ma avremo anche lì due fasi, una in cui facciamo cadere gli ingredienti che scegliamo tra quelli che abbiamo raccolto e una in cui possiamo ruotare le gemme a 4x4 per creare gli allineamenti, cercando di mettere gli ingredienti che ci servono per fare gli allineamenti spostandoli nella pentola. Ci sono un sacco di sottomeccaniche in tutto questo, che ovviamente per brevità non vi ho raccontato, che rendono il gioco interessante e molto più profondo di quello che potrebbe sembrare ad una prima occhiata. Devo dire che l'unica cosa che mi ha lasciato molto perplesso all'interno di questo Battle Chef Brigade è il volume di default della musica, che è molto più alta del parlato, e nelle cutscene, se non vi regolate le cose prima, nelle cutscene sentirete la musica e non quello che si dicono. Questo mi ha lasciato perplesso per un gioco così curato, che ci sia stato un approccio così alla carlona alla musica, che è veramente invadente in certi momenti, e questo un po' spiace. Battle Chef Brigade, per quanto mi riguarda, è una piccola delizia, una piccola gemma, una, non tre, perché se sono tre si accorpano in una gemma più grande. Non mi aspettavo fosse così ben fatto tutto, dai giochi che mischiano due meccaniche così diverse. Mi aspetto sempre una qualità leggermente inferiore nelle due meccaniche, invece è assolutamente un gioco che vale per entrambi. Non è un gioco particolarmente difficile, soprattutto difficoltà normale, capiamoci, però devo dire che è assolutamente piacevolissimo da giocare, e da quello che ho letto, poi questo non ve lo so dire, in totale vi mangerà una decina di ore, e utilizzo il verbo mangerai, non è casuale. Anche il feeling l'ho trovato assolutamente giusto, l'ho trovato assolutamente appropriato. Non c'è uno scostamento tra quello che ci racconta il gioco e quello che poi facciamo e il ritmo in cui lo facciamo, e questo l'ho apprezzato molto. Costa 20 euro su Steam, è stato sviluppato dai Trinket Studios, e io vi invito a dargli un'occhiata, perché se può piacervi, vi piacerà. Welcome one and all. Victusia opens its arms to the world for the annual Battle Chef Brigade Tournament. We wait with bated breath to discover which incredible contestants will join the ranks of the brigades. Chefs, I implore you to search within yourselves and draw forth your deepest convictions and abilities. Tomorrow, the battles will commence. But for now, let us join together in celebrating the strength of our land and its people. Vive la Brigade!